Salve e benvenuti ad un altro video su Il Cantante Mascherato. Oramai l'edizione si sta per concludere, dobbiamo completare le nostre indagini sulle ultime maschere di cui io non ho ancora fatto i video. Gli altri sicuramente li trovate sul mio canale cliccando GGGX su YouTube e trovate tutti i miei video. In questo video andremo ad analizzare gli indizi che abbiamo trovato attorno alla maschera di Pastore Maremmano. Una maschera su cui un po' a causa di alcuni depistaggi e un po' a causa della scetticità di alcuni stanno circolando sostanzialmente due nomi. Il nome, quello che io reputo sia giusto, è quello di Riccardo Fogli, ma c'è anche un secondo nome che circola appunto a causa di varie informazioni erronee enunciate in studio, che è quello di Piero Pelù. Ma andiamo a vedere gli indizi che ho trovato per voi nei filmati di Pastore Maremmano, nelle prime tre puntate, e andiamo a vedere appunto i riferimenti che dovrebbero portarci a Riccardo Fogli. Iniziamo. Nel primo filmato della prima puntata, appunto, Riccardo Fogli, il Pastore Maremmano, apre il suo discorso dalla sua casa sull'albero dicendo che lui si sveglia un minuto prima dell'alba. Non è una frase romantica detta così per arricchire il personaggio del cagnolone, ma semplicemente perché un minuto prima dell'alba è un'opera dei Pooh. E ovviamente voi capite che iniziando col filone personaggi opere dei Pooh non possiamo che andare a cercare i soliti quattro nomi. Cerchiamo di trovare ulteriori tracce. Un altro riferimento al fatto che è una persona che ha fatto parte di una band o comunque di un gruppo canoro è il fatto che lui sempre nella prima puntata dica che ha dovuto lasciare un gregge e che l'ha fatto con un po' di dispiacere perché voleva perseguire una sua necessità personale. Ovviamente tutti quanti sappiamo, Riccardo Fogli faceva parte di Pooh, come detto prima, ma ad un certo punto della carriera ha deciso di lasciare i Pooh, lasciare questo gregge che lui seguiva e di intraprendere una sua carriera da solista. Un altro grosso riferimento al fatto che stiamo cercando, ovviamente, Riccardo Fogli, è il fatto che lui parli in maniera molto aperta e molto dichiarata con svariati appellativi e parole e terminologie che si usano nel dialetto, comunque nel modo, nel gergale, di parlare toscano. Quindi il mi babbo, la mi mamma, la hoa 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 cannuccia. Chiedo scusa ai toscani, sto dicendo delle banalità, però insomma spesso e volentieri nini, tutte queste cose qui molto legate alla regione toscana, quindi stiamo cercando sicuramente una persona che proviene da quella regione lì, e Riccardo Fogli lo è. Dice di essere cresciuto in una famiglia povera. È un indizio e non indizio, nel senso che molti personaggi famosi, soprattutto quelli diciamo un po' più in là con l'età, sono evidentemente nati da famiglie povere, ma questo riferimento alla famiglia povera Riccardo Fogli la enuncia nel suo filmato perché l'ha detta in un'intervista televisiva. Così come ad esempio, sempre a proposito di interviste televisive, il Pastore Maremmano ha fatto altri riferimenti al suo passato, al fatto che il padre gli risuolava le scarpe o il fatto che la mamma gli annusava la pelle per sentire il suo profumo. Sono tutte dichiarazioni che Riccardo Fogli ha fatto in uscite pubbliche televisive. L'ultima in ordine cronologico, se non ricordo male, l'ha detta in un programma che si chiama Oggi è un altro giorno, che va in onda in pieno pomeriggio su Rai 1. Quindi sicuramente è anche facile, molto facile da ricercare queste informazioni. Ma se non vogliamo appellarci a queste dichiarazioni, possiamo anche andare a cercare degli elementi grafici, delle cose, delle inquadrature particolari che ci dovrebbero portare a degli indizi. Ad esempio, su un comò appare la foto di Albano e Romina del Sanremo del 1982. Perché c'è Albano e Romina a Sanremo 1982? Forse un parente di Albano e di Romina? No, semplicemente perché in quell'edizione, Sanremo 1982, Albano e Romina arrivarono secondi, ma a vincere quell'edizione ci fu proprio Riccardo Fogli con il brano Storie di tutti i giorni. Non vi fidate ancora? E va bene. E allora andiamo alla terza puntata. Sulla sedia,
della casetta del pastore Maremmano c'è una maglia da calcio, che è la maglia della Fiorentina, una squadra di calcio di cui Riccardo Fogli è un tifoso sfegatato. E ancora, nella terza puntata, verso la fine del filmato, vediamo il pastore Maremmano che cerca di viaggiare utilizzando un mezzo molto particolare, una vespa. In particolare una vespa della Piaggio, un po' scassata, devo dire. Questo perché? Perché il primo lavoro in gioventù che fece Riccardo Fogli era proprio andare a lavorare in un'azienda che produceva vespe della Piaggio. E tra l'altro lui ci racconta anche il fatto che è stato un amico ad aiutarlo a raggiungere questo obiettivo, diciamo, questo incarico. Quindi tutti questi riferimenti e molti altri ci danno la quadra del cerchio e ci aiutano a dire che il pastore Maremmano è assolutamente Riccardo Fogli. E oltre al fatto che lo abbia riconosciuto persino Francesco Facchinetti, è suo padre che telefonicamente nella prima puntata gli ha detto: sì, guarda, quello è Riccardo Fogli, che ci hanno lavorato decenni insieme, credo che non dovrebbero esserci ulteriori dubbi. Però per chi avesse ancora un po' dubbio del fatto che forse questo benedetto pastore Maremmano potrebbe essere Piero Pelù, io ho la prova del 9 per smentirvi. Mentre durante la terza puntata del Cantante Mascherato sul palco c'erano Arisa e Pastore Maremmano a cantare, se voi facevate zapping e andavate sul canale 7, la 7, c'era un programma che si chiama Propaganda Live. E proprio a Propaganda Live, indovinate chi si stava esibendo in quell'esatto momento lì? Proprio Piero Pelù. Allora, a meno che Piero Pelù abbia dei cloni, e io reputo comunque sia molto improbabile, è evidente che Pastore Maremmano non è Piero Pelù, perché Piero Pelù era da un'altra parte di Roma, in uno studio di La 7, quindi non potrebbe proprio essere. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi invito a vedere anche gli altri, di tutti gli altri cantanti mascherati. Troverete qui il tastino da cliccare e vi invito anche ad iscrivervi, perché oramai abbiamo finito le indagini, mancano veramente pochissime, un paio, e molti mi state chiedendo chi è sto benedetto Camaleonte. Vi toccherà guardare il video. Questo è tutto, ciao!